quella di Valentino Rossi è stata un'uscita di scena memorabile. Merito di Fabio Fazio, che a Che tempo che fa propone un giretto in moto. Francesco Italia e Riccardo Travaglini sono i primi ospiti di Che tempo che fa, in una puntata ricca di amici e di sorprese. Uno è in collegamento telefonico, l'altro è in diretta video da Castelnuovo di Porto. Si inizia con due sindaci, privilegiando espressamente l'attualità. Il tema, neanche a dirlo, è quello dei migranti. Una costante, in casa Fabio Fazio, almeno da inizio stagione. Non facciamo valutazioni politiche, ci tiene a precisare. Però la posizione è chiara, e la esplicita Luciana Littizzetto, bisognerebbe accordare il diritto alla sabbia, cioè farli scendere. L'ennesimo barcone è al largo di Siracusa. La situazione è difficile, i migranti sono lì da 9 giorni, dormono l'uno sull'altro e le condizioni sanitarie non sono delle migliori. La questione Siracusa si estende fino a Roma, il CAR di Castelnuovo è stato appena chiuso. In poche ore tutto è svanito. I comuni vengono usati e poi gettati. Che tempo che fa, mafia e migranti. Da Travaglini si passa a Travaglio, ma il discorso è sempre quello. Noi abbiamo lo stesso livello di responsabilità degli altri paesi europei. Eppure non ho sentito nessuno dire li prendiamo noi. Altro tema scottante, quello della mafia e dei suoi rapporti con la politica. Il suo ultimo libro si intitola Padrini Fondatori, ed è scritto a quattro mani con Marco Lillo. La sentenza della trattativa Stato-mafia conta 5.000 pagine. La loro sintesi, invece, è di circa 500. Siamo abituati a governi che promettono combatteremo la mafia, come se non si potesse sconfiggere. Bella notazione, è un lapsus che la dice molto lunga. Siamo più abituati a scenderci a patti, in effetti. Il governo Berlusconi 1 fu ricattato dai mafiosi tramite De Lutri, che faceva il doppio gioco. L'ex cavaliere è praticamente la sua nemesi. Non c'è una volta che non compaia, nei libri come nelle interviste. L'intrattenimento. Valentino Rossi inaugura il capitolo Leggerezza. Il siparietto con Fazio è già entrato negli annali del programma, a Che tempo che fa non si era mai vista un'uscita così. In studio arriva una moto con tanto di sidecar, ospite e conduttore, a quel punto, salgono a bordo ed escono dallo studio. Prima di rivederli passa qualche minuto, la Littizzetto ne approfitta per entrare in scena e fare il suo show a solo. Subito però chiede aiuto a Filippa, perché non c'è comico senza spalla. L'altra ospite per l'intrattenimento è Alice Mertan. Un onore averla in Italia, dopo il successo riscosso in tutto il mondo. Che tempo che fa l'ha un po' consacrata, solo qualche mese fa, discuteva con Fazio delle sue aspirazioni. Tutto parte dalle ispirazioni, però, che lei prende al supermercato. In che reparto? Si può sapere. E quanto costano? Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.